Ciao internet, se siete stati attenti alla pagina e al mio profilo, durante la giornata di fine sabato inizio domenica sono apparse le solite domande del domande e rispondi. Ovviamente, siccome siete amici miei, le domande sono abbastanza coglione nella buona parte dei casi ed è perfetto così, è il motivo per cui vi adoro e per cui mi trovo così tanto con voi. Quindi domande serie prima e coglione dopo, o più o meno mixate. Partiamo da quelle serie. La prima delle domande, questa serie, a Stefano Frate Pietro, dopo il tuo viaggio a Londra, ha ragione Marco a dire che con la Brexit in UK ne guadagneranno e basta, oppure hai percepito una diversa aria indipendente dall'umidità? Sì, secondo me una buona parte delle aziende londinesi e inglesi stanno fiorendo tanto. Ci saranno dei problemi per gli inglesi probabilmente, ma nella parte economica, secondo me, è un ottimo momento adesso, prima che chiuda, per aprire una società di là, e non nego che ci sto pensando perché comunque ci saranno una serie di opportunità non indifferenti. Il mercato immobiliare, ad esempio, è salito alle stelle quando avrebbero detto che sarebbe crollato. Claudia Giulia, perché le persone odiano il suono della loro voce quando lo sentono in una registrazione? Perché buona parte del suono che tu senti non è dato dal suono, ma è dato dalla conduttività delle ossa. Quindi quello che tu senti che fa vibrare il tuo timpano è la mascella. La mascella abbassa la frequenza, quindi tu ti senti più bassa. Quello che succede normalmente è che quando ti senti invece in una registrazione, sentendoti solo dall'altro, senti a frequenze più alte e quindi ti sembri un chipmunk. Che ora è? Le 21:41. Giuseppe Ruggero, buona serata Matteo, ho letto il disegno di legge sulle bufale, però ti faccio una domanda, come mai hai rivolto solo a blogger, ma ai forum, e non anche ai siti giornalistici, stampe ufficiali? Secondo te è giusto punire solo le prime categorie e non i secondi? Cosa ne pensi? Ci sarà probabilmente un video sulla questione, appena ho finito di mettere giù tutta la mappa mentale di tutte le cose da dire. In realtà c'è un motivo pratico per cui non si parla di stampa, ma si parla di blogger, perché teoricamente la stampa è già regolamentata da una serie di norme e di leggi. Nella realtà, secondo me, è una grande cantonata, perché il problema principale, e sintetizzo qui per lasciare poi spazio al video, il problema principale è che l'utilizzo di blog e altre fonti di informazioni al posto del giornalismo tradizionale è avvenuto perché il giornalismo tradizionale ha iniziato a fare schifo e a scrivere una selva di minchiate. Quindi prima di andare ad attaccare i blog probabilmente sarebbe necessario colpire la lassità con cui vengono perseguite tutta una serie di infrazioni al codice deontologico che vengono fatti dai giornali a cui nessuno bada mai. Claudia Giulia, perché sento odore di burro di noccioline quando mi sfrego forte gli occhi? Perché non sei normale. Domenico Mannara, oh, questa cosa simpatica del mandarmi le domande tutte assieme. Quale metodologia segui per verificare una notizia? Cerco una decina di fonti su Google e vado a vedere quante di queste sono o non sono attendibili. E in realtà cerco normalmente a che cosa si riferisce. Quindi se si riferisce a una news locale, se si riferisce a un paper particolare e vado a cercare la fonte primaria. Cosa pensi della canzone vincitrice di Sanremo? La scimmia, la adoro. Assolutamente la adoro. Secondo me è stupenda e il testo è una presa in giro, lo dico anche da buddista, fantastica di tutte quelle che sono le mode del momento. L'unica cosa mi fa sta qua il fatto che dia le spalle al Buddha, ma quello è un altro discorso. Che tipo di lavoro consiglieresti a tuo figlio? Qualcosa che ha a che fare con l'interazione con gli esseri umani, che probabilmente le intelligenze artificiali non arriveranno a fare. Qualcosa che ha a che fare con l'interazione vera e umana e empatica, una di quelle cose che almeno per i prossimi, credo, trentina o quarantina d'anni non saranno ancora appannaggio dei robot, o qualcosa che abbia a che fare con l'intelligenza artificiale. 4. Quale futuro prevedi per i famosi social, Facebook, Twitter, eccetera? Qualcuno te ne sta perdendo? Ci sarà probabilmente una battaglia dei social. Quello a cui arriveremo sarà un paio di social o a il social unico con poi la ripartenza ovviamente di quelle che sono le leggi antitrust. Fusioni, 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 fusioni. L'IA prenderà sempre più prevalenza sui lavori di noi umani oppure pensi che ci sarà una fase di arresto? No, l'intelligenza artificiale prenderà sempre più il sopravvento. Secondo me buona parte dei lavori di testa che noi conosciamo saranno completamente sostituiti da un'intelligenza artificiale. Anche buona parte del settore dei trasporti, che è una di quelle cose, è uno di quei settori ad alto capitale umano e a basso capitale intellettivo.
l'Universal Basic Income dovrà diventare una realtà a brevissimo se non vorremo arrivare davvero a conflitti sociali. Cosa pensi dei processi mediatici? Chiedo perché so che mi occupi di analisi forense. C'è un motivo per cui non sono più così spesso in televisione a parlare di queste cose? Fatti delle domande e datti delle risposte. Claudia e Giulia, perché la gente vede gli orsi come animali adorabili mentre tutti sanno che possono attaccare duramente gli umani? Perché vengono visti i cuccioli e quasi tutti, e sfortunatamente negli ultimi 20 anni il fatto che l'orsacchiotto sia divenuto a tutti gli effetti, ma anche per un caso, uno dei plush toys, dei animali di pezza più noti, ha ovviamente contribuito. Come ci si può difendere da un rootkit? Bella domanda, facendo molta attenzione e probabilmente semplicemente esaminando quello che succede nel traffico di rete avanti e indietro. Ormai i rootkit sono talmente sofisticati che spesso rintracciarli è molto 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 complesso. Lisa Neri dice Vittorio, e quindi io dico ciao Vittorio Fasciani. Poi Alessandro Baire, penso di averlo scritto giusto. Ciao Matteo, vorrei mettere su un'azienda che si occupa di digitalizzazione delle aziende agroalimentare sardo. Vorrei fornire una piattaforma e-commerce, economica, sulla base di integrare tutto con una consulenza annuale che insegni a base di web marketing. Molti mi prendono per pazzo, dicono che l'agroalimentare non ci sia mercato per la distribuzione online. Tu cosa ne pensi? Un saluto dalla Sardegna. Secondo me il mercato c'è, il problema è la logistica. La logistica è uno scroscio di bestemmie ed è veramente difficile farla in modo cost efficient e ad alta qualità. Quindi gestire un lavoro di quel tipo, ho visto un sacco di amici con delle idee spettacolari che si sono fermati all'ultimo miglio, quello delle consegne. Sarà il più grande forse dei problemi, ed è il motivo per cui in realtà Amazon eccelle, perché eccelle in quella parte che è fondamentale. Ti consiglierei di fare un buon business plan, ma davvero fatto tanto 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 bene su questa parte, perché è la parte non informatica, la parte di stoccaggio, la parte di consegna, la parte di gestione dei resi, la parte dei magazzini, la parte di gestione delle merci deperibili. È davvero davvero complesso, non da un punto di vista informatico. Da un punto di vista informatico credo che tra Magento e un paio di altre cose la piattaforma in questo momento sia il minore totale dei problemi. Il problema è realmente fisico. Claudia e Giulia, perché le donne ricche e famose prendono sempre il sole in topless? Perché spesso usano vestiti molti di haute couture, di alta moda, e i vestiti sono spesso aperti sia sul fronte che sul retro, e quindi non possono permettersi le linee di abbronzatura perché si vedrebbero molto a seconda del vestito che mettono. Riccardo Di Pillo, che futuro vedi riguardo le agenzie tradizionali o digital marketing, social comunicazione? Continueranno a crescere o attraverseranno prima o poi un momento di crisi? Come si evolveranno? Come si modificheranno? Io le vedo principalmente morire nella fase tradizionale che andiamo a fare, anche perché tante aziende si stanno portando internamente gli skill necessari. Tante aziende, quelle più grandi, portano le content factory all'interno e si sta rivelando una scelta vincente. Sempre di più le agenzie saranno, secondo me, data driven, quindi tutta la parte di gestione delle strategie, gestione delle singole azioni, ma basate fortemente sui dati e fortemente basate sul risultato. Gaetano Pragliola, ciao Matteo, complimenti, sei bravissimo, non è vero, ma tu menti benissimo, grazie. Come è nata questa tua passione per il mondo di internet e per i social? Grazie, ciao Matteo. Per internet in generale, dal fatto che mi piacciono i computer, mi sono sempre piaciuti, mio padre mi ha portato il primo Commodore 64 che ero in seconda elementare, e per internet ovviamente per estensione, il fatto di far comunicare computer con reti sociali, e credo che i social fossero semplicemente l'estensione successiva. Devo dire la verità, in confronto a un sacco di amici acari, sono stato un po' precursore nell'utilizzo dei social, ma semplicemente perché li vedo come una rete di persone e non tanto come un luogo di interazione, ma quella è deformazione professionale mia. Davide Magni, come cerchi le notizie da cui poi tiri fuori l'argomento per il video? Bella domanda. Ho un feed reader molto pieno di cose, ho una serie di ricerche per parole chiave che finiscono nel feed reader, magari poi troverò il modo prima o poi di farci un video, e dal feed reader leggo tutto quello che succede. Oltretutto sono per un numero di ore
molto elevato normalmente su Reddit e seguo tanti subreddit. Poco l'Italia, anche se c'è un Ask Me Anything in arrivo, se riusciamo a organizzarlo, ma tantissimo invece i gruppi americani. Claudia Giulia, perché le marmotte bevono l'antigelo? Perché si dovranno pure riprendere dopo che hanno fatto i pacchetti del cioccolato. Da dove dovrebbe. Giulio Rolleri, perdonami, non so quale dei due. Da dove dovrebbe partire? Ecco, ho perso l'immagine qua mentre la leggo. Una persona digitalmente normodotata, quindi praticamente un analfabeta digitale, ma no, dai, per arrivare a una conoscenza decente del mondo dell'informatica. Bella domanda, che cosa dell'informatica? Ma non so se esistono altre parti, il mondo dell'ingegneria. Cosa vuoi fare? Case? Aerei, sottomarini, ponti, insomma, l'informatica è abbastanza sterminata. Per la parte di sicurezza informatica, se è quella che ti interessa, ci sono dei meravigliosi, me li hanno presentati poco tempo fa, corsi su una cosa che si chiama Cyber Library.it, dove online potete fare una serie di corsi anche gratuiti che hanno a che fare da normale parte di sicurezza a penetration testing a una serie di skill. Se invece sono altre, boh, dimmelo, scrivimi e ti posso orientare magari un po' meglio a seconda di che parte dell'informatica vuoi andare a prendere. E poi Ernesto Napolitano, perché le offerte di poltrone e sofà non hanno fine? In realtà ce l'hanno una fine, continuano ad avere una fine che continua a scadere, perché il senso di impellenza ti porta ovviamente a due meccanismi. Uno è il fatto di dire, ah caspita, c'è una sovra-ultra promozione, e quindi a dire è il momento giusto e a superare quella soglia di resistenza del vabbè, ma posso farlo quando voglio. E stessa cosa, ovviamente, ancora di più il fatto che scadono, perché in questo modo tu senti un senso di urgenza che poi in realtà non è vero. Tu dici, ma tanto prima o poi la gente si abitua al fatto che questo non va avanti, che finiranno, eccetera. No, la gente normalmente è stupida, sfortunatamente, e non bada a queste cose. Perfetto, e anche per questa volta ho finito. Spero che le risposte vi siano piaciute. State attenti alla pagina, ogni tanto apparirà il question and answer con sotto la possibilità di mettere le domande. E anche per questa volta grazie mille per avermi ascoltato e state parati.